ma io mi voglio allisciare Raps, che poi magari in un futuro magari mi scriverà la lettera di raccomandazione. Sì, si attesta che il signor dottor ne sa tutto, firma Raps. Ci conto. Bene, eh, ragazzi, main event, si parte, tutti pronti per il disastro totale. Abbiamo probabilmente qui i grandi classici personaggi di questi due allegri competitor. No, vabbè, sono personaggi comunque sicuramente molto forti. Io in realtà non so quelle emoticon come... anche no, Shop. Birdie versus Bisone. So che Bison soffre un po' da Zangief, ma non so se soffre in generale tutti i presari. So sicuramente che comunque Birdie con i suoi tasti lunghi mezzo chilometro non ti permette di whiffare molte cose, ecco. Bene, ragazzi, main event, player one side Ostrak per two player two side Beast of Frascati. Di parte. Un po' di osservazione, eccolo, parte un po' di pressione. Studio, attenzione. Bison, che però torna indietro, vuole esagerare. Spectro subito, butta nell'angolo. Stasera, ragazzi, il rollback mi sta punendo in maniera insistente. Butto, non so, buffer, penso. Parte il V-trigger e adesso si sta all'angolo. Mamma mia, è stato fortunato dal meeting un po' sbagliato di Ostrak. Ok, vicino. MP, crashing MP. Tasto di Dio. Mamma mia, che fuga. Oh, niente punish. Il Bullon era stavolta sì, però era airborne, quindi non ha confermato. Un Ostrak. Però ci sta. La situazione Beast poteva chiudere. Forse un po'. Non so. Bison sicuramente poteva fare qualcosa di più. Scuola Bert, jump and jab, funziona. Ecco qua un bel calcio medio piazzato. Vantaggio Beast subito. Ed è solo il primo round. Raps guarisce subito dalla febbre, perché ormai questo match ha poteri mistici. Ok, buon vantaggio da parte di Frascati, di B, della bestia, subito lifelead e corner per lui. Grossa lifelead a questo punto, mezza vita andata per Ostrak, cerca di uscire a suon di tasti. Frascati non ha ancora padroneggiato l'arte dell'HK passetto HK, evidentemente è una tecnica proibita che soltanto il gran maestro dell'Okuto Nobody conosce. Che tenta di andare low, non lo pesca, pressione, chip damage, di tutto, non si può muovere. Ostrak adesso è pure uno starduto lo ucciderebbe. E infatti no, un bello invece starnuto. Bel firsone in faccia, altro che starnuto. È la bestia. Quello è come quando per uccidere una formica utilizzi praticamente un lanciafiamme. Esatto, 1-0. 1-0. Aspetta un attimo, Mashak ha dato F. No, solo a lui. Solo te, sfigato. Mica ti ha rubato anche la linea. Ottima combo. Air to air, combo, tac. Che l'ha già nell'angolo, un po' di life lead pure. Gli dà un po' di spazio, ma aspettavo jab infinito con hitbox fantasma. Aspetta intanto qualche cosa. Puoi tenere una distanza tale per... Attenzione, entier con la bolla. Non abbiamo visto ancora una command da parte di Ostrak andare a segno. Zero. Ma sta cercando probabilmente. Le ha saltate tutte. Ma sta soffrendo un po' la pressione della bestia. Cioè, non ha ancora trovato il modo di entrare in maniera. No, buonissimo timing per pigiare i tasti. Che siano un blocco oppure no. Tanto per Bison va bene anche che li blocchi quei mangia tasti. Mangia un panino intanto. Ostrak. Bel backdash. Allora, guarda là. Ha parato 800 tasti forti. Ok, ora nell'angolo, attenzione. Buona occasione per Ostrak. Senta la command, interrotto sul wake up. Adesso là parte l'attivazione. No, Bullor non va a segno. Jump in. Vediamo se non può. Non credo riesca a chiudere. Corner carry. Ci sta. Ok, va safe con la presa.
se fosse saltato avrebbe comunque l'avrebbe comunque ucciso con la CMP. Quindi... Bella Bonzo, buonasera. Trascione. La conferma. Ostrak sembra essere un pelo più sul pezzo adesso. Decisamente. Decisamente, attenzione che iniziano. Mamma mia, disintegrato. Assurdo, vicino allo stun. Assurdissimo. Rest in peace energy. Grande. Quel bottone fatto da quella distanza. Comunque un crash counter dopo l'altro è ambele parti. Ah, attenzione il mega. Morte? No. Il mega cross up maledetto ambiguo di. L'ha provato. Di ha provato a fare che cosa? Deve, forse lo stomp, deve reverse, ma lo stomp non è agnello tipo special. Invincibile. E anche Ostrak impara qualcosa da agnello. Beh, sì. Si scambiano ormai le tecniche. Le tette si scambiano. Le tettetiche. Beh, sono grassi i birdi. Non i birdie player, non voglio offendere. Cambiano le panze. Si scambiano le panze. Giocatori di calcio si scambiano la maglietta. Attenzione. Tolta lo strike premuto. Un po' di impazienza. Sbaglio il timing. Retro subito nell'angolo. Non ha fatto neanche delay throw. Ostrak ha grabbato e basta. Però ci sta con l'idea. Ostrak cerca di arrassarlo per tenerlo nell'angolo. Ma trade è comunque a uscire. Ok, c'è il punish stavolta. Brutto, bruttino, doppio jab. Meglio che niente. Ok, cioè, lo insegue. Comandi i trigger. Ma non basta, qui preme Ostrak ancora lì un po'. Probabilmente ha fatto impaziente. Blown, però c'è il nerf della season 4. Per... Sì, l'armor parte dopo. No, ma anche per quello, cioè nel senso non aveva HP per. Ah, giusto, per vero. Giusto. Perché ho visto comunque il simbolo del reverse, quindi probabilmente una special MP. Eccolo. Calcioni. Bestia. Attenzione, evita il l'NTR stavolta. Una buona idea, forse con un light riusciva a pizzicarlo durante la recovery dell'NTR. Non lo so. Buon salto. Niente, niente, non va una comma neanche a pagarlo. Questo è prontissimo, non riesce a buttare una lattina utile, infatti. Jump out istantaneo. Mangia Ostrak, mangia. Bravo, mangia. Niente, mangia però senza andare avanti. Ballo, c'è anche il crashone. Perché ha premuto là in mezzo? Non si sa. Ma è vicino allo stun adesso. Non c'è bisogno. Probabilmente avrà provato Ostrak, voleva attivare il V-Trigger. Però non ce l'ha fatta. The Beast. Niente, the ragazzi, Beast. La bestia sta veramente comportandosi come una bestia. Ha attivato il Beast Mode subito, senza perdere tempo. Ostrak, faccio il tifo per te. Non credere in te stesso, ma credi in noi che crediamo in te. Ci piace il Kirby, ci piace. Sconfiggi la dittatura e instaura una repubblica delle banane, visto che ne hai tante con la tua skill. Prometto che non lo faccio più. Oh, il crashone ancora. Ho perso il conto dei crash counter. Ok. CMP, CRMP sempre pronto. Ostrak, le occasioni, back throw. Un po' strana. Sbagliato da parte della bestia. Questa bestia. Ok, stavolta lo pesca. Con un bel bullhorn piazzato bene. Attenzione che gioca. Aspettavo la comba, invece regular, ancora regular. Le combat è saltato, tu dici vabbè, faccio le prese normali. Ci sta. Come ragionamento. Stavolta c'è il tech pronto. Bravo. Ok, armor stavolta funziona. È troll regular e va. Non sta teccando. Salta, preme, ma non tecca. Teccare raramente. Ostrak. Sì, bisogna vedere se Ostrak riesce a condizionarlo. Questo match, sto 7 mi sembra molto avanti e indietro. Tra i due. C'è un adattamento continuo. E c'è la prima command. Distratto dalla lattina. La bestia non salta stavolta. La bestia fa bene ad osservare perché vuole. Bene che. Addirittura tiriamo fuori le finte. Cacchio, ho perso tutto. Command. Nell'angolo salta. Vicino. Regolator lo sapevo, ma la tech c'è stavolta. Attenzione. The boot.
Ostrak forse sta capendo? Niente. La bestia pure tira fuori le skill da scrittura inframatch. Io il trigger teleporta, dice. Ah, ma perché stai dicendo perché è veloce? O... penso per la velocità. Round one. Fight. Meno che il V-trigger forse incasini con tutta l'animazione. Non lo so. Boh, spendi, no? Missa il jump-in. Ah, e il trigger 3D Bird. Vabbè, perché giustamente Ostrak è un pochino più lontano rispetto a noi altri italiani. Mamma mia. Una bella sweep. Vediamo, vediamo. Beh, ragazzi, tanto siamo tutti online warrior qui, siamo abituati a queste. Beh, ma tanto noi giochiamo tutti quanti con la con la 2 mega, con la chiave. Lag is the way, ragazzi. Cos'era? In realtà adesso sono viziato con Mortal Kombat, perché cioè, è il netcode di Dio. La punish, vabbè, meglio di niente sicuramente. Forse non assorbe la doppia dash, però bestia pronta. Non vuole farla avvicinare. Sta giocando Ostrak, sta giocando un gioco, come dire, rischioso. Ma no, il fatto è che giocare calmo non gli sta, non lo sta, non lo paga. Attenzione, doppio low, mizzica. Ok, di è l'ultimo low, chiude. Quindi non si può giocare calmi, si deve opprimere Bison, se no è finita. Infatti il netcode si chiama Lotkamonk, uno di quei nomi strani dei prodotti IKEA. La Capcook. Capcook. Ok, tenta la sorpresa con la sforbiciata EX. La regolare va a segno. Un altro crash. Crashone, ragazzi. Un altro crash cancer, anzi. Un buon throw, ci sta. Si è vicino stun, ma non credo che possa servire neanche più di tanto. Ostrak si sveglia. Doppia EX Command. Lo sapeva. Ah, perfetto. Attiva. La bestia attiva, vediamo. C'è. Destra, sinistra, indosta Bison. Passa attraverso la panza di Birdie e lo mina male. 3-2. Comunque match tirati. Giustamente Gico ci ricorda che Ostrak è un giocatore all'occidentale. Infatti la Spagna, ricordiamo che è la nazione europea più occidentale. Mm-mm. Quindi talmente occidentale che si è dovuto trasferire. Sognavo, anche noi sognavo anch'io la tripla command, ciao, devo dire la verità, mi aspettavo. Allora, sinceramente non me la, sarebbe stata difficile. Come la, lo slam dunk che ha fatto fino a Daigo. Bisogna dire che la bestia Aware of Banana, infatti fa la combo con lo Psycho Blast invece che con... Come si dice? Con lo sister kick. Ok, ritenta di strarlo con la lattina, ma il delfino non va a segno. Ok, reversal, buona. La bestia dice no, non voglio saperne assolutamente niente di queste robe. Va via, va de retro, panzone. Ma non ho capito per questa scelta di camminare, di stare così in si è infilato nell'angolo di Ostrak. Cercando di interrompere qualche giocata. Ah, brutto Bullon qua. Volta la punish c'è. Addirittura devo reverse per evitare la command. Crashing delle piantine. Silenzio. Prima command andata. Stomp. Attenzione alla bestia. Niente. Riesci a creare abbastanza spazio da strappare il round. Gico confida anche lui in Ostrak, perché lui Ostrak non, ci non crede. Agisce, lui crea. Attenzione, tiene nell'angolo. Niente, sforbiciata EX, sempre pronta. Ok, adesso comunque sto vedendo, almeno una, forse la mia impressione, comunque la bestia sta steccando un po' di più, ma perché forse ha capito che non sta facendo troppi i true command.
O almeno quelli che sta facendo. Madonna, ma cos'era quell'anti-air, ragazzi? Capcom, please. Morire. Cioè, complimenti a. Oh, di nuovo questa cosa dell'airborne. Questo Bison che zombetta in giro. La bestia, raga, prende il largo. 4-3. Il dream di Ostrak, lui voleva fare il tour della top 5 prima di sfidare il campione. La bestia che si sta avvicinando alla vittoria di questo match. E la bestia vuole il titolo, vuole andare a prendere Wolf. Ora il jab, down jab anti-air, ragazzi, ma chi l'ha inventato? La sweep c'è, full. Ostrak un pelo impaziente adesso. Oh, attenzione, di tutte le command che ha fatto entra la più stramba. Eccola un'altra. Lascia. Ah, lì c'era la terza, ma stavolta pigia. Attenzione. Scambione. Favore di Bison. Ancora down qualcosa. Stianter con down strong, down fist. Incredibile. Comunque. Brutto salto la partita Ostrak stavolta, però. La legge. No, beh, proprio tutto per tutto. Bisogna comunque dire che la bestia è veramente mi abbia per cuocerne nei birdie. Cioè sa le distanze di. O comunque che combo fare per evitare problemi. Mac point, ragazzi. Match point. Anzi, il primo Dolphin. Primo Dolphin. Volta va. Vediamo se Ostrak ti oppone a questo set point in qualche modo. Piano, gli dà tempo di pensare. La bestia appena lo vede mangiare qualcosa. EX scissor. Angolo, attenzione. Oh, non sto capendo. Interrompe. Si salva dallo stun. Vediamo se. Attivazione plus, però gliene frega niente. No, brutto errore da parte di Ostrak. Magic Pixel, ragazzi. Questo è il vero The Dreams. Only a true master. Only a true master. Vedremo. No. Lì c'è il not like tuffo. This ragazzi. The Beast. Bisone vince. The Beast. Oh, frascati. Wins. Non fatality. Meritava di finire così il match. No, niente fatale. Almeno questo round. Bene. Ragazzi cari, è arrivato il momento di guardare la classifica. Tanto preparatevi per la lobby. Lobby aperta, ricordo, a tutti quanti. Allora, abbiamo la bestia che si porta a 4 vittorie, una sconfitta, gran bel record. Una bestia con un bel numero di vittorie sul groppone. Comunque questa volta giocheremo. C'è il sorpasso, ragazzi. Ed è così che la bestia no, non c'è il sorpasso. Gico ancora un punto sulla bestia. Beh, quanti punti ha vinto? Solo 4, solo 3 punti? Sì, perché Ostrak era al terzo posto, subito sotto di lui. Questa è la prima sconfitta di Ostrak in campionato. Poi abbiamo avuto Serpico, abbiamo chi è che ha giocato? Sella, un punto con... Dov'è Marsh? Ah, e Sella ci ha fatto, ci ha anche guadagnato contro Marsh. Ci ha fatto dei bei 6 punti. Marsh si becca la sconfitta 3-3, record 50-50 per Marsh. Poi aggiungerò Bugo più avanti. Riordiniamo la classifica. Poi c'è un Shao contro Smile. Ok, Smile ha vinto. No, ha vinto Shao. Quindi sconfitte. Shao, dov'è? Qua 3 punti per lui. 3, 2, 17 punti. E bravo Shao. Riordiniamo il tutto. Abemus classifica prossima, la prossima volta Gico propone il match del secolo, Anielov versus Drummer. Ragazzi, quello diventa il main event, non me ne frega poi, let's make that happen ragazzi. Drummer, ti prego dimmi che ci sei fra due giovedì. Se Anielov c'è,